Cresce l'emergenza abitativa a causa anche del caro vita, un dato, quello delle nuove povertà, che preoccupa anche nel Teramano. Questo è quanto si evince dall'ultimo rapporto redatto dalla Caritas diocesana e diffuso dal SICET CISL, il sindacato degli inquilini. Problemi che riguardano non solo la carenza di alloggi popolari, per i quali dal 2014 risultano in lista di attesa 500 persone, ma anche la qualità sia dal punto di vista manutentivo che di ricostruzione degli immobili. Abbiamo una situazione talmente critica a Teramo, ma anche tutta la provincia, che purtroppo ci sono persone in lista di attesa per avere un alloggio popolare. Ma soprattutto c'è un disagio, ma anche degrado sociale per quanto riguarda la povertà. E infatti i dati Istat ce lo indicano, ce lo dice, che la situazione è quella che è. La politica in generale, senza distinzione di colore, non si è accorta effettivamente di questo dato, di questo disagio abitativo e di questa richiesta di domanda per un alloggio popolare. E questo purtroppo non fa altro che aumentare la crisi e portano le persone a un punto di non ritorno, perché senza un lavoro, senza una casa, senza avere la possibilità di interloquire con le istituzioni, senza nessuna possibilità di avere appunto una casa, le situazioni purtroppo si riflettono poi sul degrado sociale. Il SICET CISL ha rilevato un'accentuata vulnerabilità delle famiglie in povertà. A chiedere aiuti per acquistare un panino, per un pagamento o per presentare domanda per una casa sono soprattutto teramani tra i 35 e i 55 anni. La situazione di qualche anno fa era quella che era, oggi come oggi le cose sono peggiorate e quindi ovviamente c'è questa impossibilità della società di andare avanti e di avere un diritto, ma anche costituzionale, perché purtroppo senza lavoro, senza casa, si ritrovano con l'esclusione sociale e questo ovviamente porta la gente a prendere altra strada. Il 70% delle strutture di edilizia popolare sul territorio provinciale risulta fatiscente e necessita di lavori urgenti. Per questo motivo il sindacato chiede alla politica locale di intervenire concretamente. C'è da ricostruire, da fare la ristrutturazione totale e quindi chiedo appunto, ma soprattutto al sindaco di Teramo, di farsi promotore e di vedere con la regione Abruzzo di mettere a disposizione dei fondi per poter difendere queste situazioni.